Pistoia e il bacino dell'Ombrone sono una zona molto critica per il Consorzio, lo sono sempre stati, sia dal punto di vista naturale, che è una zona che per, natura, per sua natura si è sempre allagata, sia perché il combinato disposto di rischio idraulico naturale e le urbanizzazioni che sono susseguite ne hanno aggravato il rischio che pende su imprese, cittadini e imprese agricole. Il Consorzio ha molto lavorato dal 2016 ad oggi per migliorare la qualità dei fiumi nel territorio pistoiese. L'ha fatto con 36 milioni di euro di investimenti in cinque anni, in parte derivati dal. Tributo di Bonifia è in parte, parte dovuto dal finanziamento regionale, da finanziamenti regionali importanti che hanno eh, premiato il lavoro del consorzio e hanno soprattutto puntato eh, su questa zona molto critica per tentare di dare soluzione ai suoi problemi. L'abbiamo fatto con la manutenzione ordinaria sostituendo i teli di plastica che corollavano gli argini in tutto il territorio con vere riparazioni arginali. L'abbiamo fatto con grandi opere idrauliche come la Cassa d'espansione di Querciola. L'abbiamo fatto con tante, tante piccole grandi opere di messa in sicurezza, dei tanti corsi d'acqua, piccoli, piccolissimi a volte, ma che hanno avendo carattere torrentizio. Eh, Tendono a, salire molto in fretta, tendono a salire molto in fretta, mettendo in crisi tutto il reticolo e causando allagamenti diffusi. Adesso non è più così, nella, nella gestione ordinaria degli eventi eh, Pistoia non si, e la sua provincia non si sono non hanno più subito allagamenti significativi, certamente noi continuiamo a lavorare sapendo che la sicurezza idraulica non è più non è alla portata di mano assoluta lo zero di sicurezza idraulica non esiste, ma sapendo che in caso di piccoli e medi eventi siamo in grado di contenere questa eh, queste, queste, questa, queste alluvioni. Eh, naturalmente tu, su tutto questo pende il cambiamento climatico, quindi pendono eh, momenti e eh, piogge che non siamo in grado né di quantificare né di identificare, quindi quelle bombe d'acqua che ogni tanto flagellano il nostro territorio potrebbero metterci in difficoltà, ma lavoriamo sempre di più per garantire che questi episodi facciano meno danni possibile e possibilmente arrivare a renderli del tutto inoffensivi.